Che cosa ve ne pare? Lo chiede il Signore. Allora, che cosa te ne pare? Se tu avessi un gregge di 100 pecore e ne hai 99, belle, obbedienti, che danno un buon latte, una buona lana, al sicuro nell'ovile. E poi ce n'è una, terribile, orgogliosa, superba, che va sempre in giro per conto suo, ribelle, e che poi non dà nemmeno un gran latte e la lana non, neanche la puoi vendere. Beh, se si perdesse questa, tu andresti a cercarla, chissà, magari in un burrone, lì a ferirti, a soffrire per lei? Lo faresti? No, non lo fai, perché non lo fai quando tua moglie si perde, quando tuo marito si perde, non lo vai a cercare. Invece questo avvento ci annuncia che Dio scende e si fa carne e va a cercare te e me perduti nelle nostre ribellioni, nei nostri peccati, nei nostri macelli, si ferisce con le tue ferite. Per questo quando ti trova è la persona più felice di questo mondo. Tu sei, così come sei, anche ribelle, anche ferito, ritrovato da lui la gioia di Gesù. Per questo a Natale siamo pieni di gioia, perché quel presepe che è immagine della nostra vita perduta, povera, buttata via, è il luogo dove Cristo viene a nascere per salvarci. Per questo la sua gioia diventa la tua gioia.